Duilio Pizzocchi, mio mentore assoluto, uno dei cabarettisti, uno dei comici migliori che io credo ci siano nella nostra penisola. Sono Duilio Pizzocchi, comico bolognese che da oltre 35 anni vaga per le televisioni, le radio dell'Emilia Romagna e non solo e oltre. Ho 64 anni, questo è il mio cane Tatino, che è il mio personal trainer. Come nasce questa passione per la comicità? Nasce già dalla prima infanzia, e tu pensa che già all'asilo mi chiamavano Somaro, che era quello che facevo ovviamente il Somaro, e quello era diventato il mio soprannome. Alle elementari ero il cretino della classe, quello che toglieva il crocifisso dall'aula e metteva il cartello "torno subito". Insomma, io ho sempre avuto il gusto di far ridere gli altri e in qualche maniera, senza mai pensare che sarebbe diventato un lavoro, proprio per passione personale, ho portato avanti questa cosa fino a oggi. Piano piano che è nuova, Gas, gas! Hai sbilato. Oh, ma che sei pazzo? Ah, lo dicevo io. Veramente l'ho detto prima io, ma che cazzo muccio, è dai gas, dai gas! Perché, preferivi in autostrada durante un sorpasso ai 120 con un tir che viene di fronte? Fammi grattare i coglioni, a parte il fatto che in autostrada dall'altra parte non viene nessuno, altrimenti sarebbe contromano. Ma adesso muccio, non dici io come cazzo faccio? Si prende un'auto sostitutiva, ho una bella bella apposta per lei. Nascono i tuoi personaggi? Diciamo per esempio che sono tutte storie, frasi più o meno sentite in giro, reali, che sono in città. E anche di Cactus, il fricchettone, quello con i capelli lunghi, quello che le tiene insieme è questo personaggio che esisteva veramente ai tempi. Anch'io sono stato un musicista tanto tempo fa. Eravamo un gruppo rock, abbiamo inciso un LP, un vinile che si chiama "Per piacere comprami". È l'unico disco al mondo che ha sul lato A le canzoni, sul lato B le scuse della casa discografica. Non è stato un gran successo. Insomma, in pratica pubblica... ti scrivi da solo. Sì, no, beh, poi anche con Giacobazzi, con Cevoli, con gli amici, capita che magari a me viene in mente una battuta adattissima, tipicamente romagnola, per Giacobazzi, per dire insomma, una cosa qualsiasi, allora gli dico, oh, sai che ci sarebbe questa adatta lì, e lui altrettanto fa con me, se ne sente una, spessissimo ci scambiamo battute, non è tutto una collaborazione. Una collaborazione molto molto bella e molto utile. Vabbè. Io sono Ermete Botazzi, camionista da generazioni, mio padre camionista, mio nonno guidava l'autobus e le corriere di linea, e io spero sempre di morire come lui, tranquillamente nel sonno, non urlando come i suoi passeggeri, e fare così una bella carriera. Uno dei veicoli più odiati da noi camionisti, la Smart, questo cosino di un colore che neanche lo stilista di Cipollini si immagina una roba del genere, che deve per forza schivare a destra e a sinistra, infilarsi in mezzo a due biciclette e venirti davanti. Ma se io sono sul camion, già sono in alto, sono seduto indietro, non vedo neanche il cofano di un Mercedes, io la Smart non la vedo, la sento quando metto la prima, che parto, che si sente... Cos'era una Smart? E dopo devi stargli un'ora col cacciavite a cavarla via dai mezzo alle ruote e io non ho del tempo da perdere. Mi chiamarono al Maurizio Costanzo Show e vidi che questo Maurizio Costanzo Show era fatto senza prove, senza nessuna preparazione. Gli ospiti arrivavano, andavano due minuti nel camerino di Costanzo che gli diceva vabbè allora lei che fa, mi raccolti un po', vabbè dopo la chiamo, E allora dice, ma perché non facciamo una cosa molto simile anche noi? Ebbe quest'idea straordinaria di inventarsi la parodia del Maurizio Costanzo Show, Costipanzo Show. Costipanzo Show. E lui mi guarda e mi dice, se mettiamo insieme un gruppo di amici cretini come siamo noi, andiamo, facciamo questa trasmissione, non dico che andremo avanti come Costanzo, però una sera alla settimana siamo lontani dalle mogli. Quest'anno festeggiamo i 30 anni del Costipanzo Show e stiamo preparando una serata o al Teatro delle Celebrazioni o al Teatro Deon. Sabato questo siamo alla Sala Estense di Ferrara per uno spettacolo di beneficenza per l'Ado. Benissimo. Per il momento, stop.